In pochi probabilmente lo sanno, ma domenica 8 gennaio si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale salernitano. Elezioni in sordina, visto che a recarsi alle urne saranno soltanto 1.855 amministratori locali, che eleggeranno 16 consiglieri. Le elezioni non riguardano invece il presidente della provincia, Giuseppe Canfora resterà infatti in carica. Il sistema utilizzato per l'attribuzione dei voti è il proporzionale di lista con metodo DONT e preferenza. Vige il meccanismo della ponderazione del voto. Per intenderci con un esempio valdianese, il voto degli amministratori del comune di Sala Consilina vale di più di quello degli amministratori del comune di Atena Lucana, e questo a causa delle rispettive popolazioni residenti. Dunque domenica si vota, anche se i cittadini saranno esclusi dalle urne e dovranno affidarsi necessariamente alle scelte dei loro delegati amministratori. 7 le liste presentate, 4 per il centro-sinistra, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Provincia al Centro e Cittadini per la Provincia, 2 di centrodestra, Forza Italia Nuovo PSI e Fratelli d'Italia AN, e una di sinistra, Provincia di Tutti. Il PD cerca una rivincita dopo il forte rovescio subito con il referendum costituzionale, ma è da vedere se riuscirà a replicare il risultato del 2012, quando furono eletti 7 consiglieri oltre al presidente Giuseppe Canfora. Per il Vallo di Diano, nella lista del PD, in lizza c'è il sindaco di Padula Paolo Imparato, consigliere e assessore uscente in cerca di riconferma. Nella lista del Partito Socialista Italiano si candida invece il consigliere e assessore di San Rufo Angelo Marmo. Nella lista Forza Italia Nuovo PSI è in lizza infine la consigliera comunale di Teggiano Marianna Morello. Vedremo come andrà a finire, intanto non mancano le polemiche per le mini quote rosa, con solo 7 donne su 82 candidati in corsa per un seggio a Palazzo Sant'Agostino. Altro che pari opportunità!